test ride Tiger 900 della Triumph. Minchia, via. Questa qua è la versione rally, diciamo. Cavolo, bella. Moto 3 cilindri, colore verde questa, come dico, versione rally, mappa standard. Ripresa davvero eccezionale. Manubrio è bello, importante, ampio, quello che va bene per delle enduro. Comfort di guida davvero eccezionale. Motore molto lineare, non dà strappi importanti, però si sente che ha una bella grinta. Qui vi ricordo che siamo alla Triumph di Bergamo. Sicuramente non sono abituato al manubrio così largo. I dossi non si sentono per niente, visto di listino, e già c'ha già un bel po' di accessori e comunque servizi, ad esempio ABS, traction control, tre mappe e così via. Viene 14.500 euro più o meno, ma sicuramente ci sono varie optional, penso borse, bauletti, quelle robe lì, però già così buche non si sentono per niente. Che mostro! Che mostro! Figa, se gli dai va. Tre cilindri sono importanti. Però ha delle... È grintosa ma non dà le strappate dure. È abbastanza lineare, sicuramente rispetto alla mia ha molta più canna, come si dice. Figaro, prossima è questa, ragazzi, cosa devo dirvi, la prossima è questa. Che canna! Cavolo, davvero. L'unica cosa per me è sempre il manubrio largo, ma penso che sia questione di abitudine. Ho provato anche la GS che è larga, quindi il GS, però credo che dopo un po' ci si abitui a tenere le mani un po' più larghe. Comunque fantastica, che canna.